Salve gente, sono Larus, qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata ho conquistato Napoli, ho fatto la battaglia di Napoli, ho spaccato Napoli, ho fatto tutto a Napoli e adesso voglio spostarmi a Roma. Roma è un po' sguarnita e mi pare particolare, quindi credo che farò un assedio. Però non sono sicuro se ho proprio voglia di fare una battaglia campale. Roma è una città molto fortificata. Ha delle mura che sono bestiali. C'ha delle torri con arcieri che ti tirano giù tutto. Non hanno arcieri, hanno scorpioni dentro le torri. Scorpioni sarebbero delle macchine tipo di... delle baliste in miniatura. Fanno malissimo. Una freccia può uccidere 5 dei tuoi uomini. E si ricaricano più o meno come un arco, per dire. Stessa velocità. Forse un po' meno veloce. E ci sono torri con dentro quello. Quindi non so se ho proprio voglia di fare un attacco a Roma. Però voglio di fare un attacco ad Ariminium. Ariminium è una città sguarnita. E quindi per il prossimo turno mi sa che andrò lì e spaccherò il culo. Qui possiamo migliorare qualcosa. No, qua è tutto a posto. Teniamoci un po' di soldi per ricostruire poi dopo le città che abbiamo conquistato durante questa invasione. Ricostruire Roma, che la distruggerò, la raderò al suolo e ricostruirò tutto quanto. Costruirò, forse farò, non so, devo ricontrollare bene gli edifici che ho fatto in Italia. Dopo la conquista d'Italia non so se andare in Africa, prendermi Cartagine. E in teoria volevo conquistare tutta la costa africana, arrivare fino all'Egitto. Che l'Egitto lo devo conquistare, Non è, è una cosa che devo, per forza. Qua se mi uccidono qualche generale, io mi arrabbio abbastanza. No. Credo che abbiano seminato discontento. Forse mi hanno ucciso veramente il generale. Vabbè. In ogni caso non importa. Hanno tanti agenti romani, bisogna fare attenzione. Io comunque voglio conquistare l'Africa. Prima devo conquistare tutta la Magna Grecia e tutta l'Italia. Però dopo voglio partire in Africa. La Cisalpina non ancora, perché ho guardato un attimo gli obiettivi velocemente di gioco. Dovevo, per vincere, dovevo conquistare Italia, Magna Grecia. Ah, scusate, ho colpito il microfono. Africa e Egitto. Quelle province lì. Quindi devo andare lì a conquistare, prima di tutto. Poi dopo posso espandermi come voglio. Io avevo idea di un'espansione in Africa. Però mi sa che se voglio prendermi Siracusa, che è in Magna Grecia, devo per forza dichiarare guerra ai Veneti. E a me non è che va tanto, dichiarare guerra ai Veneti sono un problema effettivamente. Però se riesco a far ribellare la zona lì di quella regione lì, che non mi ricordo come si chiama. Sì, Siracusa. Ah, ci sono giusto i ribelli. Ah, sovversione militare a Basileo. Ah, bla bla bla. E comunque, se riesco a prendere questa città qui, sono molto felice. Ora, facciamo l'assedio. Ah no, andiamo qui allora. Facciamo un assedio. Non voglio fare una battaglia campale, come vi ho detto, anche se sarebbe una cosa molto figa e molto spettacolare. Però, nada. Manipolazione qua, posso fare qualcosa, no? Oddio. Tu sei un personaggio bello tosto. Qui, invece. Manipolare. Oddio. Un po' più difficile manipolare adesso e uccidere. Allora manipoliamo, uccidiamo te, va. Uccidiamo. Facciamo veleno. Tutti gli uomini devono morire. Abbiamo ferito il nemico. Ok. Qui andiamo a Ariminium. Facciamo un blocco navale. Blocco navale credo che sia più o meno come un assedio. L'unica cosa che ho fatto via mare. Fatemi vedere un attimo. Ah no, il blocco navale può andare fino alla fine. Cioè non è che ci sono troppi problemi. Però intanto che ci sono, facciamo sto blocco. Intanto che ci siamo. Tanto è l'unico porto che hanno i romani attualmente. Quindi se li blocco l'unico porto, va bene. Qui a Napoli devo costruire innanzitutto una polis di livello 2. Poi dopo qua delle nuove cose. E oltretutto mi sa che devo fare un nuovo esercito. Posso permettermi un altro esercito? Sì.
Allora, l'esercito, questo qua lo faremo da Ateno, ovviamente. Forze con... umone, bla bla bla. Chi è che mi dà meno supporto? Tu. Trutta sei migliore. Crea esercito. Generale Ippeus. E qui direi di fare... Oh, quante robe che possiamo fare. Direi di fare... Oh, che bello. Qua possiamo farne di tizi. Qui stanno facendo oltretutto un costruttore di scudi. Direi di fare innanzitutto Opliti. Tanti Opliti. Che gli Opliti servono. Poi dopo volevo fare altre robe tipo cavalleria. Un esercito misto, magari per l'invasione di qualche popolazione. Per invadere qualcosa. Tanto qui il mio esercito dei 10.000 sta bene. Ah, li devo potenziare tutti qui. Già che ho fatto il costruttore di scudi. Ad Aknik. Ah boh, lo faremo dopo. Non adesso, non c'ho più voglia. Andiamo un attimo da Alessandra, che è la nostra spia. Qua facciamo un bel... autorità di agente, vai così. Ah, non sto ricercando alcuna tecnologia. Io direi che posso puntare un attimo sulle tecnologie di... ellenizzazione? Sì, è una... Possiamo fare una nuova caserma di Opliti, con Opliti molto più potenti. Ovviamente, fatemi un attimo vedere qui. Che cosa dà la caserma di livello 3? La caserma di livello 3 dà... Fatemi vedere un attimo. Sì. Posso fare gli Opliti con Tueros. E posso fare finalmente gli spadaccini con corazza. Questi qua... Gli spadaccini sono ottimi. Perché sono la prima unità di spada che posso reclutare. Quindi... Sono abbastanza contento perché purtroppo non potevo reclutare unità di spada. E tipo se poi dopo devo andare contro... No. No. I romani vogliono pararsi il culo, ma non ce la fanno. Praticamente, quello che voglio fare oltretutto è creare unità con spada. Soprattutto... Qual che cosa vuole fare? Sì, vai così. Ucciso. Ho ferito. Spero ucciso. Quello che voglio fare soprattutto è creare tutte queste unità di spada che ovviamente le manderò a nord. Perché a nord ovviamente ci sono i barbari che sono spadaccini formidabili. E quindi in tutte le zone di confine a nord metterò spade. Poi ovviamente picchieri a sud perché sud... Spesso, anche verso est ci sono tanti cavalli, tanti equiti. Quindi dobbiamo fare un po' attenzione lì. Opliti li metto dappertutto, che gli Opliti sono un'ottima cosa. Quindi, il mio piano, come lo ripeto, dopo finire la conquista dell'Italia, finire la conquista della Magna Grecia, partire subito in Africa, conquistare Cartagine, che così ho un buon dominio nel Mediterraneo. Will you not give our people a little gold? You have much, and our people do not wish to become the slaves of envy. Patto di aggressione mi va, però facciamo una via di mezzo così. Ma sì, va, accettiamo. Patto di aggressione con i Veneti è una cosa importante attualmente. Perché i Veneti sono un po' un problema a nord. Che voglio ritardare questo problema più a lungo possibile. Non voglio avere troppi problemi subito. Voglio avere problemi un po' più in là. Ho ferito il nemico. Molto bene. Ok, ancora un turno e poi dopo tutto a posto, posso fare quello che voglio. Qui potenziamo, qui possiamo fare un... espandere la città di Pella. La Pella sta diventando bella grande, va? Qua direi di fare... invece un... una gorava? Guardate che bella grande, che bella. Atene però credo che sia la città più grande. Eh sì, Atene è bella grande, molto grande. I bambini di Tiche si chiama questo esercito. Facciamo un po' di arcieri. Che sono ovviamente una cosa buona. Magna Grecia, la popolazione è indignata. Noi non ci possiamo fare nulla. Continuiamo ad andare avanti. E ok.
Qua mi vogliono attaccare, solo che non ho una abbastanza... No, non sono messo bene, quindi mi ritiro un attimo. Non me ne frega. Era giusto così per dare un po' di fastidio ai romani. Qui mi vogliono uccidere qualche generale. No, qua vogliono fare qualche atto di sovversione. Spero che abbia fallito. Roma. I romani. Il ponte come se la starà cavando bene il ponte? Non lo so. Spero di sì il ponte. These brazen fools deserve only death. Can your mighty generals take the butcher's blade to them? Sì. L'unica cosa è che ho bisogno di un po' di soldi, ovviamente. La Cimmeria adesso l'hanno un po'... Prima era un po' potente, adesso si sarà ritirata un po'. Richiedo un pagamento di 1000 per messere. Propongo. Hanno accettato. Una guerra contro i Cimmeri a me non è che... Sì. Ovviamente una guerra contro i Cimmeri non è che... interessi così tanto. Però... E oltretutto sono molto distanti. Non farò una singola battaglia contro i loro. Però, fare... avere contro... queste popolazioni qui per soldi. Non combatterò. Sì. Accordo commerciale va molto bene. Credo che però il nemico più grande che dovrò affrontare in questa campagna saranno i Seleucidi. Secondo me saranno loro. Seleucidi mi dovrò scontrare contro di loro. Se devo per forza prendere l'Egitto. L'Egitto attualmente è sotto il controllo dei Seleucidi. Se i Seleucidi vogliono... Ah, Roma l'abbiamo conquistata con un assedio. Abbattiamo le mura di Roma. Roma è presa. Dopo un assedio durato 2 anni. Non so, più o meno 2 anni. La popolazione, il popolo, il senato di Roma si è arreso. I romani sono distrutti. La loro forza ormai non esiste più. Sotto il potere ateniese, Roma risorgerà. Però ellenica. Piangi, romano. Piangi. Che adesso Roma e di Atene. Sì, vai così. Roma è mia. Ho battuto la città. Ora posso ricostruire tutto da capo. Facciamo un tempio. Poi dopo facciamo un'agora, giusto per tenere felice la popolazione. Ora attacchiamo questi tizi. Ovviamente non farò la battaglia, perché è una battaglia... Credo che il risultato sia un po' ovvio. Aia. Uccidiamo i prigionieri. Ok. Ora possiamo spostarci verso... Ariminium. Ovviamente possiamo fare la battaglia automaticamente. Non è che ci sono troppi problemi. E ok, ce l'abbiamo fatta pure adesso. Vai così. Basileo, ho aumentato di grado, vai così. I romani sono rimasti senza porti. Dopo con questo esercito andrò qui. E ok, tutto bene, dai. Facciamo un po' di scambio di unità? No, non lo facciamo. Ok, qui a Ariminium devo ricostruire tutto di nuovo. Perché io tutte queste città qua le voglio ricostruire da zero. Però che bella Roma sotto il dominio ateniese. Guardate che bel impero che sta nascendo, eh. Abbiamo tutta la Pannonia, tutta l'Illiria, tutta la Tracia, tutta la Macedonia, tutto l'Hellas. Quasi tutta l'Italia, ma anche metà della Magna Grecia. Poi dopo possiamo conquistare quello che vogliamo. Qui i Masesili sono tanti qui. Un po' un problema sono sti Masesili.
saranno anche un problema in futuro. Vediamo un po'. Intanto qui ad Ariminium voglio costruire terreno consacrato. Anche qui facciamo tutte le cose per rendere l'Italia un po' migliore. E continuiamo. Basileo ha bisogno di una nuova abilità. Basileo, che vuol dire re in greco, credo. Ok, ora facciamo comandante. Posso dargli un'altra abilità? Oui, capitan. Un'altra abilità. Diamo generale. Il generale più importante forse della campagna d'Italia. Basileo. Ricordo che c'era tra i miei fan uno che si chiamava Basileus Tom Romanion. E mi sono sempre chiesto cazzo vuol dire, l'ho cercato. Dopo ho scoperto che vuol dire re dei Romani, che sarebbe in teoria però il re dei Bizantini, l'imperatore dei Bizantini, che si faceva chiamare Basileo. Oh, qua ci sono gli Etruschi? Ah, ma UFO, i tedeschi UFO porno sono sbloccati. Oh, gli Etruschi. Piccoli Etruschi. Ok, ce ne sono tante civiltà, e su Rom 2, tante, credo che siano 100 qualcosa. Forse 109. Tante, sono tante, non sono poche. Aspettiamo un attimo, che sti turni qua sono lunghissimi adesso. I veneti che vanno avanti e indietro. Guarda che carini. Che sbarcano con le Drakkar. Rivolta da Ariminium. Permette il matrimonio? Sì. Sì, vai così. Matrimonio. Divertiamoci. Si ritirano i froci qui. E noi andiamo a Velatri. Come si chiama? Qui direi di fare una battaglia normale. E Roma così è distrutta. Roma caput. Roma caput. Via, distrutta. Qui facciamo una battaglia veloce, bla bla bla. Distrutto. Yeah. Sto facendo tutte queste battaglie qui automatiche, perché ovviamente sono battaglie troppo semplici, troppo facili, quindi direi che possiamo anche evitare certe battaglie, no? Qui facciamo Napoli. Insediamento. No! Bravo. Facciamo un insediamento di tipo borgo ellenico. Terreno consacrato. E oltretutto a Velatri, siccome a nord, voglio renderla molto militare. Cioè voglio che Velatri sia la città militare dell'Italia. Velatri. Tutta distrutta. Cioè tutta l'Italia distrutta. Ricostruiamo da zero. Sarà un problema un po' il fatto della cultura, che dovrò esportare la cultura ellenica. Però vediamo un po' come fare. I Romani adesso non hanno più città, però vedo che scorrazzano in giro abbastanza bellamente. Vuol dire che hanno ancora una città? Forse? Non lo so. Forse sì, hanno qualche città in giro. Sembra un po' strano. E adesso un trattato di pace lo vogliamo fare? Romani. Aspettiamo un po'. Questi turni qui sono veramente lunghissimi. Massilia. I Nasamoni. Mi fa sempre ridere come nome. Nasamoni. Ho visto che nelle nuove partite, quelle avviate da poco, di Rom 2, adesso hanno messo le stagioni. Una cosa interessante. Cioè, peccato che però non fa nessun effetto.
oltre il tempo che passa più lentamente. Diciamo è un effetto solo visivo, non cambia nulla. Però dai, non importa. È una cosa carina. Sì, ah, ancora etruschi. Ora andiamo a parlare con i romani. Dove sono i romani? Sono qui. Ah, hanno una provincia qui. Facciamo pace, romani. Come then, speak. The Senate will... Come rifiutano? Our legions will go on spilling your blood. It is of no use inside you after all. Ah, dicono devono ancora combattere i romani. Però strano che loro abbiano una provincia ancora qua a sud. Leptis, nell'Africa. Vabbè. Beh, i romani che vogliono ancora combattere. Non si arrendono davanti a nulla. Quindi andiamo subito l'esercito qui a difenderci contro i romani. Facciamo un massacro. Gli ho ferito il nemico. E uccidiamo altri tizi qui. Facciamo coercizione, vai. No, non siamo riusciti a manipolare il nemico. E combattiamo sempre contro gli etruschi. Ok. Ora abbiamo finito la ricerca, bene. Però possiamo andare sulle ricerche di tipo di costruzioni. Finiamo la paratoia. Così poi dopo possiamo andare a costruzione 2. Tanto qui possiamo migliorare la caserma degli Opliti. Direi di migliorare la caserma degli Opliti dove possiamo. Ah sì, qua abbiamo fatto l'agora. Voglio fare... non so. Alloggio per i viaggiatori, dai. Poi abbiamo qualche edificio da qualche parte, però non abbiamo abbastanza soldi. Non importa. Dopo, non importa. Abbiamo tempo. Ne abbiamo noi, romani. Non siamo romani, siamo ateniesi, giusto? Ok, ora voglio mandare l'ultimo esercito a conquistare quella provincia in Africa. Che sembra strano che abbia una provincia in Africa, però a quanto pare finché i romani sono lì, sono ancora vivi, dobbiamo combatterli. Se non vogliono la pace. Io una pace la vorrei fare anche un po', perché non mi interessa quella provincia in Africa per il momento. Mi danno fastidio tanto i suoi agenti romani, quelli che stanno qui e ammazzano a caso, e non mi piace. Non mi piace. E quindi le alternative sono due: o riusciamo a strappare una pace o conquistiamo quella provincia. La Garamanzia. Ah, Siracusa è un mio alleato. No, io non entro, non rompo l'alleanza. Perché intanto non mi interessa più un'alleanza con Siracusa. Facciamo un patto di aggressione. Così, senza nulla. Sì, pacifichiamo le province, no? Cioè, pacifichiamo, rendiamo... Facciamo un po' di confini sicuri con accordi diplomatici. Così poi dopo possiamo pensare al sud. Il sud poi dopo possiamo invadere. Oh, ho colpito di nuovo il microfono. Possiamo invadere il sud, possiamo fare quello che vogliamo. Alalia. Non riesco mai a leggere Alalia. Trovo che sia un nome complicato. Non lo so. Sono io particolare, però. C'è morto il generale. Cioè il comandante di fazione. Ancora, no. Bassi di fondi a Velatri? Stiamo scherzando, bassi fondi. Questa qua è la città. Oh no. No. C'è una carestia. Ah. Facciamo un generale. Uno degli oligarchi, vai così. Distruggiamo qui. Fioriamo tutto. Qui possiamo fare un porto.
porto del pesce? Un porto peschereccio, sì. Facciamo un altare. Un altare di. Bosco sacro. Qui facciamo l'altare di Ares. E così siamo messi a posto. Qui abbiamo finito la costruzione dell'edificio lì. No, ancora 4 turni. Oh, ce ne vogliono di anni per costruire quella cosa. Ok. Bene. Combattiamo. Ah no, si sono ritirati i romani. Sono un po' fifoni, i romani. Bene. Bene, bene. Gente, direi che per questa puntata è tutto. Abbiamo conquistato Roma, abbiamo pacificato l'Italia. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Italia è nostra. Tra poco la mangia. Ma la mangia. La Magna Grecia. Mi dispiace che non c'è stata nessuna battaglia. Però non c'erano battaglie abbastanza grandi. Volevo fare una battaglia contro questi qua che si sono ritirati via mare. Però nada, non importa. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'ora è tutto. Ciao!